Benvenuti carissimi amici, bentornati a Country Live, ovviamente insieme per qualche minuto di sana avventura nel mondo country. Ovviamente non possono mancare i miei amici Marilu Teseo e Loris DJ, Italian Country Family. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, ciao Tiziana, benvenuta anche a te. Ben ritrovata. Mi piace un sacco la tua camicia, Loris, con ICF, che sono praticamente... Gli iniziali di Italian Country Family. Chi te l'ha fatta la Mary questa camicia? Dillo, ammettilo. No, questa veramente no, perché è una camicia che abbiamo fatto fare tanti anni fa, quando ancora io non avevo cominciato a fare camicie. L'avevo disegnata, l'avevo data a un laboratorio e mi aveva fatto la camicia per Loris e per i ragazzi del gruppo. Se noti, l'ho fatta fare nero azzurra. Vabbè, no? Qui si parla di country, non si parla di calcio, non si parla di calcio. Dovrei dire, ma non dico. Non parlo di sport. No, guarda, Loris, io ti concedo tutto a te, ti concedo tutto perché è troppo forte. Allora, poi un giorno, una puntata, riusciremo a parlare anche di Two Step, perché mi dicevate che finalmente sono partiti questi corsi di Two Step, che da quello che so io, girovagando in questo grande mondo country, c'era soltanto la richiesta di line dance e two step, non ne parlava nessuno. Invece si è ripartiti, e direi alla grande, perché c'è stata una grande richiesta, giusto Mary? Sì, con grande sorpresa devo dire di sì, perché effettivamente siamo partiti anche con i corsi di two step, abbiamo un buon numero di coppie. E probabilmente dopo sempre gli strascichi, no, della quarantena, eccetera, la gente ha anche voglia di abbracciarsi in qualche modo. E quindi c'è questo ritorno al ballo di coppia, siamo molto contenti, abbiamo anche fatto la serata two step, quindi meno male, insomma, che quindi non balliamo solo singolarmente, ma finalmente anche in coppia. Quindi siamo molto contenti. La cosa molto bella è che così, scusami Loris, poi ti faccio parlare, la cosa molto bella è che così finalmente ci sono tante coppie, questo vuol dire che ci sono tanti uomini che sono partiti in questo ballo e finalmente così Loris non si rovina le scarpe con la fascetta taxi, Taxi dancer. vi ricordate che doveva far ballare tutte le donne che non avevano il partner, Loris? Sì. No, dicevo che a forza di battere il chiodo la gente si è convinta e quindi sono venuti più per i balli di coppia che per i balli in linea. Quindi questo mi fa molto piacere perché secondo me il ballo vero è quello di coppia. Comunque, ci sta tutto. Non lo sapevamo, ti giuro che non avevamo capito questa cosa. Solo two step, only two step. Ce l'ha la maglietta Loris, only two step? Sì, ce n'ho Ah, più di uno. signora. Ce l'ha. Ce l'ha. Diciamo che l'apice con sta maglietta Loris l'ha raggiunta qualche anno fa, quando ha fatto una foto dove indossava questa maglietta, no line dance, only two step, abbracciato così a Villellas, che lui è un grande coreografo di line dance. Quindi abbiamo raggiunto il top lì, eh. È stato simpaticissimo perché quando l'ha vista è stato lui che mi ha chiesto di fare la foto assieme. Quindi l'ha Fantastico. presa proprio sul ridere, ci siamo divertiti anche assieme, anche perché lui è molto alla mano, simpatico. Poi sceglie anche della musica che piace anche a me quando fa le sue coreografie. Vi trovate insieme come gusti, benissimo, Sì. musicali. Allora parliamo di gusti musicali, parliamo di un artista, visto che diamo la parola a Loris DJ che ci propone una novità, immagino, perché trova sempre degli autori fantastici. Sì, stasera vi propongo qualcosa di nuovo perché ogni tanto mi piace anche guardare le cose appena uscite. C'è un nuovo video di Jesse Raub Jr., un ragazzo texano di Houston, che anche lui non è da molto che suona, però è uscito adesso con questo nuovo singolo. Il titolo dice Le cose che non dovrei avere. In pratica fa vedere delle belle macchine, delle belle donne, un po' tutte quelle cose, la birra, tutte quelle cose che diciamo sono nella testa dei giovani ragazzi texani. Tra l'altro mi ha fatto impressione perché io lo vidi anni fa sbarbato, qui me lo sono ritrovato con un barbone
rosso lungo fino al petto, e quindi ho detto che cambiamento che ha fatto. Comunque sta avendo tanto successo, tant'è che è stato anche coautore di pezzi con un grande del momento che è Cody Johnson, uno che va per la maggiore in America, e quindi ha scritto dei pezzi assieme. Quindi sta avendo anche questo ragazzo qua un grande successo, nonostante lui venga da una famiglia povera, operaia. Quindi lui scrive proprio per la gente di campagna, parla di cose di famiglia, degli amici, delle serate. Quindi forse anche per questo è apprezzato dai giovani che seguono il country. Che bello! Allora ci gustiamo insieme a questo video, perché nemmeno io l'ho visto, come sempre. Loris mi riempie di sorprese, poi dopo ne parliamo appena rientriamo in studio. A fra poco. It's gonna be another hot one today with no end in sight to the heat. I suggest. Grande videoclip. Allora, io però adesso che ho visto il personaggio lo collego ad un'altra canzone molto bella che ho visto sempre grazie a voi due, perché Marilu addirittura ci ha fatto sopra un ballo di gruppo. Ho sbagliato? Mi ricordo bene? Una line dance, scusate, si dice line dance. No, brava Tiziana, ti vedo attenta sul pezzo. Sto studiando allacremente. Sì, effettivamente lui è lo stesso autore di Good Times, che è la canzone che avevamo scelto lo scorso anno per il ballo che abbiamo fatto dedicato, insomma, a te, all'Enerjoy. E sì, è proprio lui, quindi sì, su Good Times avevamo fatto questa coreografia che per tanti mesi non abbiamo potuto ballare insieme, e finalmente adesso che hanno riaperto, diciamo, la possibilità di farci ballare, l'ho insegnata e finalmente insieme l'abbiamo ballata sulla pista, ed è stata una grande, grande emozione. È stato bellissimo, soprattutto perché io poi ho ricevuto il video realizzato appunto durante il periodo di fermo, dove ognuno a casa propria ha ballato singolarmente, poi li abbiamo uniti. Allora io condividerei con gli amici che ci guardano da casa il videoclip ufficiale, quello che è stato realizzato durante il momento di fermo, così insomma si vede, si sente anche la bellezza della canzone intera, perché merita davvero, è una bellissima canzone. Poi Good Times è un gran bel augurio che possiamo fare a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi ci gustiamo questo momento di ballo, poi ci rivediamo subito dopo. Living ain't working, maybe you should get away. You can punch the clock and do it, pour a shot and shoot it. Hey, I know just the place. It's right down the street, I swear. It's a world away from here. I'll bring the boys in a band, you bring all your friends, and we'll dance until the sun comes up. Make some memories and we'll mouth shut. Then we'll all sing along to our favorite songs. Cut loose, unwind. Good beer, good friends, good times. There'll be some neon lights, lots of feeling alright with Jose, Johnny, and Jack. We'll get all shook up, might even hook up, but there ain't nothing wrong with that. We're overdue for a night like this, we'll never remember, never forget. I'll bring the boys in the band, you bring all your friends, and we'll dance until the sun comes up. Make some memories and we'll all agree, whatever happens, we'll keep our mouths shut. Songs cut loose, unwind. Good beer, good friends, good times. No backstory.
plain cash. We can let it all go till we gotta go back. I'll bring the boys in the band, you bring all your friends, and we'll dance until the sun comes up. Make some memories and we'll all agree, whatever happens, we'll keep our mouths shut. Then we'll all sing along, do our favorite songs, cut loose on a wine. Good beer, good friends, good times. Yeah, good times. Ormai, carissimi amici che ci seguite da casa, siete diventati dei veri veterani del mondo country. Questo mi fa davvero piacere. E rispondo in questo piccolo promo alle vostre domande. È vero, il mondo country non è soltanto bellissimi brani da ascoltare e da ballare, ma soprattutto uno stile di abbigliamento, un dress code che per me, per Country Live, è Westline, una casa di produzione italiana che realizza camicie di ottima fattura su misura per qualsiasi taglia, con ottimi tessuti, è in grado di proporvi una vasta scelta di colori. Grazie a Westline per questa bellissima camicia che valorizza così la figura, ma Westline non è soltanto camicie, per cui se avete piacere di avere informazioni in merito, perché volete magari avere la vostra camicia country a casa, non esitate a telefonarmi e io vi darò tutte le informazioni del caso affinché possiate avere anche voi una camicia Westline. Aspetto le vostre telefonate. Allora, è stato davvero bellissimo rivivere queste emozioni, perché il video l'avevo già visto, mi era piaciuto un sacco, bello, 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 bella anche la canzone. Ricordo agli amici che ci seguono da casa e che mi scrivono su WhatsApp che il corso Primi Passi di Marilu Teseo lo trovate sul nostro sito www.countrylivetv.it. C'è proprio la sezione Corso Primi Passi e lì avete tutti i video, ogni video un passettino. Quindi potete imparare o ripassare quello che ritenete più opportuno. Sono tutti singoli, una sorta di dizionario, insomma, della line dance. Mentre per i cultori della musica, vi ricordo che oltre a seguirci in puntata, sempre sul nostro sito c'è proprio la rubrica La Country Music di Loris DJ. È ovvio che non li trovate tutti, eh? Siamo onesti, perché Loris ha delle passioni ben precise, ha degli autori che ama in modo particolare, quindi di quelli vi spiega tutto ed è molto bello, perché non vi dà le notizie che trovate su Wikipedia normalmente, ma vi dà proprio le notizie, i gossip, i particolari che lui sa, perché è tanto appassionato di questa musica. Mi raccomando, tutto sul nostro sito. Ho detto male, dottor Loris DJ? No, no, hai detto bene, anzi, mi fa piacere, ogni tanto li vado a rivedere anch'io perché ero un po' più grasso e quindi adesso mi vedo più magro e sono felicissimo. Dopo che mi ha fatto fare la dieta con le famose stelline di mia moglie, e quindi mi fa molto piacere rivedere questi video. Allora, effettivamente quando ci si vede dopo qualche anno ci si rende conto dei cambiamenti che si sono fatti in meglio, Loris, quindi tanti complimenti. Dall'altra parte, parlare di stelline in un programma di country, quando la gente pensa che tu sei tutto il giorno ad arrostire del maiale, le ribs, e vai della birra, che cosa si beve, e invece mangi, bevi le stelline col brodo, quindi va bene così, teniamo a noi stessi. Torniamo a parlare di grandi autori, perché in questa puntata addirittura due sono i personaggi importanti che ci presenti, vero? Ma questo non è un grande autore, è un ragazzo giovane, appena uscito, l'album è del 2021, però mi interessava perché mentre scuriosavo fra internet, fra i video da selezionare per la tua trasmissione, mi sono imbattuto in questo giovane che si chiama Alex Kay, è del Tennessee, e mi ha impressionato per il suo stile un po' retro, cioè tradizionale, come piace a me, quindi non potevo che non farvi vedere perché questo video, perché è anche carino, moderno, e quindi gustatevelo. Gustiamocelo, a fra poco.
Mi piace moltissimo Loris perché ci propone, condivide con noi tanti ragazzi giovani, tanti artisti emergenti, no, perché sono poi tutti famosi quelli che ci fai vedere, però la cosa bella è che sono tutti ragazzi di una età giovane e che hanno un discreto futuro davanti come cantautori. È così facile in America diventare famosi rispetto a quello che può essere l'Italia? Diciamo che in America sono molto più liberi, cioè non sono sempre vincolati alle case discografiche, alla TV, eccetera, a parte gli artisti più famosi che anche loro hanno queste cose da seguire come in tutto il mondo. Però là la musica è un po' più libera, tu ti trovi gli artisti anche famosi che sono in un bar per le offerte, per le tips con il boccetto delle offerte, e ti puoi trovare anche un cantante famosissimo, che qua non succede, qua da noi. Là è un altro mondo per la musica dal vivo, ed è, per loro è naturale. Qua da noi, ecco, sarà difficile trovare Ramazzotti in un bar che sta lì a bersi una birra con te e a fare un concerto. Invece per loro in America è una cosa anche abbastanza naturale. Ecco. Non per tutti, perché ci sono anche là degli artisti strafamosi che non possono permettersi di fermarsi per strada. Ecco. Però in generale tanti artisti si possono dilettare anche a divertirsi negli honky tonk. Che bello. Benissimo, allora ora vi lascio con un altro pezzettino di ballo. Andiamo in Messico, il nostro ponte Italia-Messico, grazie al nostro amico Carlos Hernandez, e andiamo a goderci questo spaccato di line dance messicana. A fra poco. Ciao Carlos. Hola, soy Iracema Morales, directora del ballet Country San Roses de Chihuahua, Chihuahua, México. Y a continuación les presentaremos una coreografía llamada Luciana Saturday Night de Robert Miser. Saludos Tiziana, espero les guste. Well, you get down the fiddle and you get down the bow. Kick off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light. Luciana Saturday Night. Waiting in the front yard, sitting on a log, a single shot rifle and a one-eyed dog. The undercover king folks in the moonlight. Louisiana Saturday night. Well, you get down the fiddle and you get down the bow. Kick off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light. Louisiana Saturday night. Saturday night. Well, you get down the fiddle and you get down the bow. Kick off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light. Louisiana Saturday night. When the kinfolks leave and the kids get fed, me and my woman gonna slip off the bed. Have a little turn off the lights, Louisiana Saturday night. Well, you get down the fiddle and you get down the bow. Kick off the shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light, Louisiana Saturday night. Well, you get down the fiddle and you get down the bow. Kick off the shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light, Louisiana Saturday night. Well, you get down the fiddle and you get down the bow. Off your shoes and throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light. Louisiana Saturday night. Louisiana Saturday night. Louisiana Saturday night. Yeah.
Bellissimo anche questo momento da condividere insieme, purtroppo il nostro tempo è giunto a termine, ma come dico sempre, quando ci si diverte è così. Allora vi ricordo il nostro sito internet, lì sopra trovate tutte le puntate andate in onda, tutti gli speciali, ovviamente i nostri corsi Primi Passi di Line Dance di Marilu Teseo e anche la Country Music di Loris DJ, ma tanto altro ancora. E vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, perché così quando andiamo in diretta ci seguite in diretta all'interno della puntata. Poi ovviamente c'è tutto un altro archivio. Allora, a fine puntata io non devo fare altro che ringraziare i miei splendidi ospiti, Marilu Teseo e Loris DJ, come sempre, interessantissimi. Grazie a te, Tiziana, che ci dai l'opportunità di parlare così del nostro mondo. Ci stai dando una grossa mano a divulgare la nostra passione, quindi... Complimenti anche a te, Tiziana, perché penso che sei la prima in Italia e questo ti va riconosciuto. E grazie. Quindi complimenti davvero. Grazie di cuore, grazie. Ma la cosa più bella è che noi tre nel fare questa cosa ci divertiamo e sicuramente si divertono anche gli amici che ci seguono da casa. Quindi io vi ricordo, continuate a scriverci i vostri WhatsApp, poi fate delle domande anche a Mary e Loris, che così vi rispondono in puntata. Io vi ringrazio, vi aspetto al prossimo appuntamento augurandovi una magica serata. Ciao!